Ciao a tutti, mi presento, sono dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena e siccome la tesi del mio dottorato sarà comunque inerente a un progetto europeo che è volto allo studio di Popilia japonica, che è un coleottero invasivo che in agricoltura è considerato una peste e dal 2014 è presente anche nel territorio italiano, in particolar modo in nord Italia, e ha lì danni consistenti, vorrei comunque sia parlare e approfondire meglio l'argomento con tutti voi e per avere una visione, diciamo così, più completa dei danni che questo coleottero è capace di fare. Abbiamo qui con noi Francesca Castaldi, che è proprietaria della cantina Castaldi, che è situata in provincia di Novara e che dal momento in cui è venuta a stretto contatto con questo coleottero risponderà per noi a qualche domanda. Ciao Francesca, la prima domanda è: da quanto tempo è presente Popilia japonica nel suo vigneto? Allora, purtroppo i primi esemplari li abbiamo ritrovati già nel 2017. Sapevamo che stava per arrivare perché era già presente nei comuni vicini al nostro. I primi danni importanti li abbiamo avuti l'anno scorso, nel 2019, e quest'anno la situazione si è ulteriormente aggravata perché la sua presenza aumenta in modo esponenziale da un anno all'altro. Questo perché probabilmente si riesce a riprodursi nei terreni stessi dove arriva e quindi insomma questa è un po' la situazione che ci siamo trovati ad affrontare. Quindi è un problema che sta aumentando di anno in anno. E quali danni ha causato e sta causando? I danni sono molto gravi. Purtroppo questo insetto si è rivelato ghiottissimo delle foglie della vite e in effetti il danno che provoca è proprio di una completa defoliazione della parete. Quindi impedisce sicuramente ai grappoli di arrivare a maturazione. Non solo, ma quando il danno è molto precoce e quindi la defoliazione avviene completamente, anche la maturazione dei tralci e quindi il danno per le annate successive si fa importante. Quindi è un problema davvero molto, molto, molto Danni grave. consistenti quindi alla produzione. E quali Sì. sono le misure che state adottando, che avete adottato per contrastarlo? Allora, le aziende che come la mia sono in un regime biologico hanno le armi molto spuntate, nel senso che l'unico insetticida, che comunque non saremmo molto contenti di usare, si è comunque rivelato inefficace del piretro. Abbiamo provato a mettere in atto tutta una serie di modalità per scoraggiare l'insetto a continuare a mangiare la foglia, quindi dalle polveri come il caolino piuttosto che altri tipi di terre, potevano lasciare un cattivo sapore sulla foglia, quindi scoraggiare l'erosione da parte loro. Niente di tutto questo si è rivelato veramente efficace, anzi, con grande dispendio di energie e di tempo, purtroppo non ha dato i risultati sperati. Al momento, No, sì. vi chiedevo se avevate provato qualcos'altro che aveva ottenuto qualche risultato. Sì, l'unico mezzo che si è rivelato efficace è stata la raccolta meccanica. Ovviamente questa non è una vera soluzione perché è molto dispendiosa dal punto di vista del tempo e dell'economia dell'azienda. Potrebbe essere una soluzione, una meccanizzazione vera di questa raccolta. Con la Regione Piemonte la collaborazione è molto stretta e si stanno percorrendo tutte le strade per arrivare a qualche risultato. Al momento, insomma, le cose sono ancora tutte in divenire. Mamma mia, è un problema terribile, per questo anche è partito questo grosso progetto europeo qui, insomma, sarà la mia tesi, inizialmente la mia tesi. E ci può fornire, per, insomma, per monetizzare, diciamo così, per rendere
più consapevoli tutti quanti a livello pratico, economico, quanto può ammontare la stima dei danni economici che questo coleottero vi ha portato? Ma la cosa che posso dire con più certezza è, si riferisce soprattutto allo scorso anno, quando ancora proprio non avevamo capito come agire di fronte a un attacco consistente. E per farle capire, perché l'andamento di questo insetto si comincia dai perimetri del vigneto, quindi più il vigneto è piccolo, più il danno sarà maggiore, perché arriverà da tutti e quattro i lati del vigneto. E l'anno scorso, in un vigneto di 5.000 metri, quindi che riguardava circa 20 filari, la metà sono andati praticamente distrutti, quindi parliamo di un danno in alcuni casi anche del 50% se non si interviene. Ovviamente quest'anno ci siamo attrezzati, l'abbiamo affrontato in questo modo, ma tra i danni dobbiamo anche pensare di aggiungere i costi della raccolta manuale e del fatto che abbiamo distolto le attenzioni ad altre operazioni molto importanti in quel periodo. Il periodo di maggiore attacco riguarda il mese di giugno e arriva anche fino a oltre la metà di luglio, quindi parliamo di più di 50 giorni di problema assillante in una fase molto importante dello sviluppo della vigna. Quindi ci sono molti, molti aspetti da quantificare come danno, e ancora forse non siamo riusciti a quantificarli veramente. Quindi questo è... Perché c'è anche tutto l'aspetto economico, per tutte le misure che avete provato per mettere difficoltà a questo coleottero, tanto nel mangiare la foglia, ma anche tutte le misure pratiche che anche se hanno portato risultato molto dispendiosi, anche a livello di tempo e fatica, immagino sia stato molto difficile. Sì, mi viene da dire in questo momento un po' di pandemia che anche questo problema va affrontato con il contenimento il più possibile, cercando di non farlo uscire troppo dalla zona di primo arrivo, perché comunque è un insetto molto gregario e che ha uno sviluppo incredibile. E che non ha al momento ancora dei nemici naturali. Forse devono ancora organizzarsi, però nel frattempo... No, è il problema di tutte le specie invasive che si trovano in un nuovo territorio in cui hanno molto spazio per, diciamo così, svilupparsi e progredire, però non hanno comunque né i nematodi, né i parassiti, diciamo così, i predatori naturali che avrebbero, che hanno comunque questo coleottero che è in Giappone e quindi lo tiene diciamo così sotto controllo. L'aumentare la popolazione in Italia si trova senza il suo predatore naturale, senza i suoi parassiti naturali, quindi progredisce e si espande senza limite, ed è per questo che è nato questo progetto. E insomma, lei è stata molto gentile, ha reso molto chiaro questo il problema qui a Japonica in Italia, e speriamo che con questo progetto che è finalizzato da Horizon 2020 riusciamo comunque ad ammarginare questo enorme problema che si sta venendo a creare. Quindi insomma, la saluto, la ringrazio tantissimo e saluto tutti, ringrazio tutti. Grazie, arrivederci.